più triste il momento, perché senza ragazzi è tutto più amaro, ma la memoria non viene certo cancellata da una pandemia momentanea. Anzi, mai come in questo momento c'è bisogno di impegno civile, di coraggio, di narrazione, di verità, di giornalisti autonomi e scomodi, di inchieste anche giudiziarie in un momento storico in cui il contagio criminale rischia di avanzare. Noi siamo orgogliosi di annoverare tra gli eroi della nostra città Giancarlo Siani, che 35 anni fa, 26 anni, morì perché non si girò dall'altra parte nel raccontare gli intrecci tra camorra e politica. Nel 35esimo anniversario dell'uccisione del giornalista del Mattino Giancarlo Siani per mano della camorra, si rinnova il momento del ricordo sulle rampe a lui dedicate, a pochi metri dal luogo dove fu ucciso, vicino casa sua. Presenti i vertici delle forze dell'ordine, l'assessore Alessandra Clemente e i rappresentanti della Fondazione Polis. Successivamente, nel corso di un'iniziativa al Cinema Modernissimo e dalla presenza del presidente della Camera Roberto Fico, è stato consegnato alla famiglia il tesserino da giornalista professionista di Giancarlo, un riconoscimento per la sua professionalità che in vita non fece in tempo a ricevere. Per fortuna le cose cambiano, per fortuna il nostro impegno e quello dei tanti che insieme a me in questi lunghissimi 35 anni hanno fatto battaglie per non far dimenticare Giancarlo, oggi arriva un momento molto importante, non solo per il tesserino, perché il Mattino regala articoli di Giancarlo. Giancarlo oggi non solo rivive attraverso il suo volto sorridente di giovane 26enne, ma parla ai napoletani. E allora questo è un segnale che le cose si modificano, ci vuole impegno, coraggio e perseveranza.